A 3 anni dalla nascita dell'osservatorio Smart City di ANCI, quali sono, nato nel 2012, quali sono i risultati ottenuti finora e quali sono le prospettive per il futuro, per il prossimo periodo di programmazione? A 3 anni dalla nascita direi che i risultati sono quelli che in fondo erano stati programmati, quello di avere degli strumenti per una fotografia dei progetti che sono stati pensati, progettati, realizzati nel corso di questi 3 anni e individuare degli indicatori che consentano di valutare la ricaduta dei progetti sulla qualità della vita dei cittadini e che possono essere utilizzati anche per la programmazione degli investimenti futuri. Il legare questi due elementi io mi auguro che consenta al Paese di investire meglio le risorse future e soprattutto di privilegiare interventi che possano veramente creare delle condizioni di vita migliore per i nostri cittadini.